La situazione nell'ansa che il fiume Metauro ha formato a monte dell'autostrada, che continua ad erodere metri cubi e metri cubi di argine, mettendo a rischio il lago Solazzi e il maneggio Clubhouse, peggiora mese dopo mese e l'allarme del signor Pierpaoli cresce in previsione anche delle prossime piogge. Ma procediamo con ordine. Il 6 dicembre del 2014 il signor Pierpaoli ci chiama per mostrarci i metri cubi che il fiume gli sta mangiando, dopo un anno che le autorità competenti erano state avvertite. 12 mesi fa io ho chiamato le autorità competenti, sono arrivato a Pesaro e mi hanno risposto che il problema esiste qui e sicuramente i danni aumenteranno, però loro non hanno più i soldi. Nulla di fatto quindi. Il 7 ottobre 2015 il signor Pierpaoli ci richiama di nuovo e i metri cubi portati via sono diventati 20. In tre inverni ha portato via almeno 20 metri di terreno e sta praticamente arrivando all'argine, che poi quando è arrivato lì entra nel lago. È tutto rimasto ancora così, anche dopo che al telefono il geometra Vincenzo Petrilli ci assicurò, sempre a ottobre 2015, che grazie ai fondi stanziati per l'alluvione nel marzo dello stesso anno sarebbe stata trovata una soluzione. Ma oggi, 23 dicembre 2016, siamo ancora qui a mostrarvi che nulla è stato fatto e che le richieste del signor Nino sono quelle di 2 anni fa. Qui il fiume Metauro è stato abbandonato da anni e anni, quindi adesso non possiamo sottovalutare questo problema, a mio avviso, anche se i tecnici sono dei bravi tecnici, perché il dottor Tagliolini è venuto, bravissimo, competente, e ha detto che entro quest'anno qualcosa avrebbero fatto. Io sono solo a ricordare che con poco, una giornata, 2 giorni, 3 giorni al massimo, che uno scavatore con 50 euro al giorno è a posto, un buon scavatore, fare un fosso lì di 100 metri, no? Largo 4, profondo 3, e l'acqua noi la mandiamo nel suo corso naturale. E abbiamo risolto il problema. Non chiedo tanto, chiedo questo ora. Poi per i lavori grossi qua che ci sono, ci sarà il tempo e modo di farlo quando avremo più possibilità, devo dire.